La tradizione dei maccheroni alla chitarra va tutelata, se ne è parlato durante un convegno all'Università di Teramo, organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra e l'Unione Regionale dei Cuochi Abruzzesi. Tra gli obiettivi del convegno anche la richiesta di un marchio di qualità e tutela dei maccheroni alla chitarra. Al termine, i cuochi hanno dato vita ad uno show cooking dedicato proprio al simbolo della cucina abruzzese. È un incontro estremamente importante sia a livello universitario che a livello territoriale. A livello universitario perché è un momento di conoscenza per tutti i nostri studenti del corso di laurea in scienze gastronomiche e anche del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. Il coinvolgimento dell'Associazione Cuochi e dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra ha un significato anche per quanto riguarda il territorio. Noi speriamo che dalle riflessioni che sono venute fuori oggi si riesca a far partire un percorso importante per ottenere un marchio regionale di questo meraviglioso prodotto. È un punto di partenza, ma penso che lavorando insieme, quindi l'università, le istituzioni e il settore economico operativo, quindi i ristoranti, i cuochi, otterremo quello che ci prefiggiamo. Esaltare il più possibile la qualità di questo prodotto e soprattutto fargli valicare il più possibile i confini della regione, dell'Italia e quindi farlo approdare a livello mondiale perché lo merita. Amori ha fatto un disciplinare dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra per quanto riguarda la chitarra e la tipologia di farina o le tipologie di farina, i vari tipi di condimenti. Abbiamo voluto codificare un qualcosa che per noi tutti i giorni la chitarra è un pasto normale, però per tanta gente che non lo conosce vogliamo farlo conoscere a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo della dimostrazione è far sviluppare un prodotto, un territorio, e non basta solo l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra, quali io sono il presidente, ma bensì unirci con l'università, con i dotti, perché capire al meglio le problematiche, le varie esigenze, la comunicazione del nostro prodotto, non bastiamo solo noi, ma bisogna fare rete e unirsi e avere delle forze.